Salve a tutti, benvenuti in un nuovo tutorial di WordPress. Più che altro tutorial è una chiacchierata in generale. WordPress è un sistema gratuito che permette di gestire le pagine in modo semplice, non complicato. È il sistema content management system più usato per generare le pagine in maniera gratuita e moderno. Cosa succede? WordPress, come altri sistemi, permettono di aggiungere molti plugins, temi, molte applicazioni interessanti, utili, ben fatte. Cosa succede però? Se noi incominciamo a installare molti plugins in WordPress, risentiremo della performance, la velocità del nostro sito rallenterà. È una conseguenza di queste applicazioni. È chiaro che più applicazioni installiamo e più il nostro sito diventerà pesante e più il nostro sito sarà lento, cosa che per gli utenti non è una cosa ben vista. Quindi, prima di installare 20-30 plugins, pensateci bene a quale plugin avete assolutamente bisogno. Quale di questi plugins è indispensabile per la vostra attività, per il vostro blog, per la vostra pagina? Cercate, consiglio da parte mia, di installare meno plugins possibili. Plugin sono veramente applicazioni molto utili, permettono di fare tutte le cose impossibili e immaginabili, però sono un freno a mano per la vostra pagina. Vi faccio vedere qui, ad esempio, su una pagina. Questa pagina qui si chiama tools.pingdom.com e qui si può testare la velocità, quanto tempo ci impiega a caricare la nostra pagina. Come vedete, adesso sto testando con un server in Australia, quindi vabbè, è normale, ci impiega un po' di tempo. Come vedete, il mio WordPress ci impiega 11 secondi per essere completato completamente dall'Australia. Un attimo che magari vado a prendermi un altro server un po' più vicino. Vado a prendermi in Amsterdam, in Olanda. Testo di nuovo, vediamo se in Amsterdam le cose migliorano. Eccolo qui. Adesso ho testato dall'Amsterdam e la velocità di un secondo e 96. Questa pagina è gratuita, si possono fare vari test e danno la possibilità di capire se la nostra pagina è leggera, pesante o eventualmente dovremmo eliminare qualche plugin. Cosa succede anche? Molte volte succede che abbiamo 10-15 plugins, siamo soddisfatti con la performance della pagina, la pagina non è veloce ma non è neanche lenta, quindi il numero ideale di plugins è difficile da stabilire, dipende da che plugins avete installati. Consiglio mio, il plugin ideale è tra i 5 e i 7 plugin.
Oltre ai 7 plugin, cominciamo a vedere dei problemi. La pagina non è più fluida, è un po' lenta, dipende anche dalla connessione che avete. Quindi direi al massimo installate 5, 6, 7 plugins. Potete installare anche di più, però come vi dicevo, dovete far conto che WordPress, la vostra pagina, sarà molto più lenta, non è consigliabile. Potete farlo, comunque sappiate che se volete avere un WordPress veloce, cercate di installare meno plugins possibile. Un altro svantaggio di avere molti plugins cos'è? WordPress ultimamente sta portando un update quasi ogni settimana, vabbè, forse una volta al mese. Quando WordPress viene attualizzato, la nuova versione, dovreste deattivare tutti i plugins, perché i plugins non vengono attualizzati così velocemente come viene attualizzato WordPress. Cosa succede? La maggior parte delle volte le persone fanno un update a WordPress, lasciano i plugins attivati. Facendo questo, WordPress non funziona più. Classico errore è una pagina bianca dove non ci si può neanche più loggare nella dashboard e nelle impostazioni, eccetera, eccetera. Questo problema è tendenzialmente creato da un plugin che non è più compatibile con la nuova versione di WordPress. La soluzione per risolvere questo problema è appunto cercare sui file di logs, i cosiddetti error logs, vedere quale plugin crea il problema e attraverso FTP, nel mio caso uso sempre FileZilla, andare a modificare o eliminare o cancellare il nome di questo plugin. Dopodiché WordPress dovrebbe la maggior parte delle volte di nuovo funzionare. Quello che voglio dire, avere molti plugins molte volte crea problemi. Quindi rifiutate, pensate bene a quale plugin voi volete installare, meno ne avete e meglio è. Grazie per questo un po' noioso tutorial, ci vediamo alla prossima. Ciao!